package reflects a fair and reasonable balance between responsibility and solidarity. Parla di compromesso ragionevole la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen alla presentazione del nuovo piano di distribuzione dei migranti approdati in Europa. Tutti godiamo dei benefici, tutti condividiamo il peso, dice, in riferimento ai fondi che vengono stanziati dall'Unione stessa per il mantenimento delle persone che cercano rifugio nel vecchio continente. Quale sia il peso citato dalla Presidente è chiaro a tutti. Soprattutto ai paesi di Visegrad che in questi anni hanno impallinato le proposte di ridistribuzione dei migranti una a una e che con ogni probabilità tenteranno di sabotare anche questa. Ma l'asso nella manica della von der Leyen questa volta è più spiazzante. Paesi dell'Est Europa, Baltici, Austria, eccetera, non volete migranti sul vostro territorio? Va bene, vi occuperete voi stessi del rimpatrio della quota di persone che vi spetta. Dublino decade comunque perché i paesi di frontiera, Italia e Grecia in primis, non possono più fare fronte per tutti. La Commissione propone di introdurre una procedura di frontiera integrata che per la prima volta comprende uno screening, anche sanitario, prima dell'ingresso, che copra l'identificazione di tutte le persone che attraversano la frontiera o che sbarcano. In un'Europa oggi più che mai divisa sulla sorte dei migranti, spartita tra chi da anni chiede maggiore solidarietà e chi ancora oggi non accetta alcuna redistribuzione, il piano adesso passa all'approvazione dei singoli Stati membri.